Ciao a tutti, oggi vogliamo presentarvi un gioco per bambini da 3 anni in su che ci piace molto, è piaciuto molto anche all'Alice e sicuramente piacerà molto anche a lei quando sarà un po' cresciuta. Si chiama Shapes Puzzle, ovvero si presenta così, questa scatola di cartone preso su internet, ci sono due scatole di latta. Una contiene le forme, appunto le shapes, e l'altra contiene le figure da riprodurre con queste forme. Praticamente ci sono queste carte, ad esempio con la figura e il nome, questo è un elefante, e dietro ci sono le forme geometriche che servono per metterlo insieme. E le forme non sono tantissime, sono appunto queste mezze lune grandi, sono queste forme un po' così, poi ci sono queste per fare gli occhi, queste qui. Sono forme geometriche, triangoli, mezzi cerchi, che il bambino praticamente appunto, se fu come un puzzle, però appunto è un puzzle che cambia in continuazione, cioè, e ci sono vari livelli di difficoltà, ci sono cose, per esempio questa è la caramella che è molto semplice perché è fatta soltanto con 4 pezzi tutti uguali, mentre invece ci sono cose più complicate come ad esempio questo, il cane, che magari prevedano sovrapposizioni, ecco per esempio questa è la libellula che prevede la sovrapposizione delle ali e sono molto bellini. Questo è il fenicottero, questa è la papera. Sono molto belline perché praticamente il bambino cosa fa? Anche da solo, all'inizio chiaramente ci vuole il sostegno dell'adulto, però anche da solo prende la carta, la guarda. Intanto le forme di cui ha bisogno e poi comincia a metterle insieme per cercare di riprodurre la figura. E devo dire che dopo un iniziale, diciamo, smarrimento che ha avuto l'Alice appunto all'inizio bisognava prendere noi le forme, poi bisognava fargli vedere come fare. Poi invece si è visto che ora che ha quasi 4 anni, se lo prende da sé, se le fa da sola, soprattutto quelle più facili. Per cui, insomma, è un gioco molto bellino, ora qui credo sia fatto in Cina, però è fatto bene, questo è legno compensato, non è molto, molto alto. Non è molto solido, però insomma è legno, le scatole sono di latta e qui praticamente dice che allena tantissimo la creatività dei bambini perché comunque a parte seguire queste forme un bambino può mettersi anche da solo a farne altre e anche la cognizione geometrica perché appunto per esempio ad esempio qui il bambino capisce, o comunque con l'esperienza arriva a fare esperienza del fatto che due mezzi cerchi fanno un cerchio, per cui insomma è anche istruttivo. Insomma, a noi ci è piaciuto parecchio e quindi adesso andiamo a farvi vedere una partita. Ed ecco l'Alice che in totale autonomia, ora che ha 4 anni, sta costruendo lo Snowman, il pupazzo di neve, come si era visto appunto, lei ha potuto vedere che pezzi servono da qui dietro e piano piano lo sta facendo. C'hai tutti i pezzi, Alice? Così ci sta dando una dimostrazione di come sia. E poi vabbè, c'è l'Emma che ci disturba, vero Alice? Però, insomma, è una cosa che è alla portata ora non so che c'era scritto come tanto.
3 più. Ecco, è bellissimo, ma gli manca la bocca forse? E poi chiaramente anche se dai, non ho finito. Anche se non vengano esattamente uguali, l'importante chiaramente è che si diverta e che stimoli anche la creatività. Cos'è questo, Alice? Un pupazzo di neve. Un pupazzo di neve, bello. Allora, insomma, ti piace questo gioco? Sì. Bene, bene. Adesso no, cambio. Solo stare attenti a non perdere tutti questi innumerevoli pezzettini. Questo è una giraffa. Bene, insomma, questo gioco ci piace. Se vi è piaciuto anche a voi questo video, mettete mi piace. Alice, saluta. Ciao. Cos'è questa, una? Una giraffa. Più o meno. Mamma, bene, ma alla prossima.